Cari amici, la settimana nel nostro campus è iniziata con una festa speciale dedicata alla solidarietà. Lunedì 11 marzo, infatti, tutta la scuola ha festeggiato la giornata del dono. Vediamo. Innanzitutto vi ho visto molto felici mentre facevate questi bans. Ecco, proprio lo spirito questo che il Signore vuole, no? Quando portiamo la sua testimonianza, lui vuole la felicità. Ecco, questa felicità dovete imparare a donarla agli altri. Quindi donare qualcosa è anche saper condividere qualcosa con gli altri. Donate un sorriso agli altri. Se vedete qualcuno triste tra i vostri amici, tra i vostri familiari, cercate di trasmettere appunto la felicità. Avete parlato del dono e c'è un elemento importante che contraddistingue il dono. Quando si riceve un dono è importante fare poi una cosa, che è quella di dire grazie. Io l'anno scorso non c'ero perché ero dove? In Brasile. Le favela sono, possiamo dire così, ha ragione la vostra compagna, delle case un po' messe male. Sono delle baracche composte principalmente da lamiere, a volte mancano i vetri e usano dei celofan per coprire le aperture delle finestre, e dove mancano tante cose che noi diamo per scontate. Per quello che io vi dicevo, noi diamo molto spesso per scontato tutto. Diamo per scontato l'acqua, per esempio, e là a volte l'acqua mancava, o l'acqua che era a disposizione non era potabile. Noi invece ci troviamo nelle nostre case l'acqua bella comoda, l'acqua calda, l'acqua fredda, la misceliamo, non abbiamo problemi. E noi diamo per scontato queste cose qui. Così come diamo per scontato, per esempio, il cibo. E là a volte mancava anche il cibo. Diamo per scontato avere a disposizione una scuola. E una scuola anche funzionante, una scuola bella, una scuola comoda, una scuola calda. E là molto spesso le scuole ci sono, ma sono scuole precarie, dove mancano molto spesso i servizi essenziali che noi, anche questi, noi diamo per scontati qua. È per questo che vi dicevo che molto spesso noi sottovalutiamo questo aspetto qua. Lo sforzo che vi chiedo oggi, quando andate a casa, proprio di pensare alle cose che a voi non mancano e che però sono cose che magari in un'altra parte del mondo invece mancano assolutamente. E di queste cose ringraziate il Signore. Ringraziate per esempio il Signore anche di avere un papà, una mamma o delle persone che si occupano di voi. Perché per esempio là in Brasile molto spesso c'erano dei bambini che invece non avevano queste caratteristiche qui e quindi avevano bisogno anche di questi aiuti. Quindi oggi quando andate a casa, magari anche prima di dormire questa notte, pensate a tutto quello che il Signore vi ha dato. Sabato 9 marzo, ospiti della scuola dell'infanzia sono stati i genitori, che hanno accolto l'invito di insegnanti e dirigenti a scoprire qualcosa di più rispetto alle attività che fanno i loro bambini. Cioè, oggi vorremmo raccontarvi che cosa facciamo giorno dopo giorno con i vostri figli e farvi vedere anche le cose che loro hanno fatto. Tutto quello che noi facciamo parte da una progettualità educativa. Quindi ci sono degli obiettivi che noi teniamo sullo sfondo nell'educare i vostri figli. E il laboratorio, in particolare a questa età, è importante che i bambini riconoscano, ma anche che noi insegnanti riconosciamo quali sono i loro canali espressivi privilegiati. Quindi il significato dei laboratori è stato quello di dare ai bambini la possibilità di riconoscersi nel linguaggio espressivo che a loro appartiene maggiormente. Quindi 5 tipologie di laboratori, 5 tipologie di linguaggi. C'è da dire che il laboratorio di Archimede si suddivide in 4 grandi fasi. La prima fase è appunto quella del pensiero. Quindi una volta proposto l'argomento, i bambini cominciano a porre delle domande. E poi una volta fatto il pensiero, vengono fatti proprio gli esperimenti. Già da qua cominciano a capire cosa sta succedendo.
che è un'altra fase molto importante, quella dell'osservazione. Cioè i bambini osservano e capiamo insieme cosa sta succedendo. L'altra fase molto importante che è quella della verifica, quindi io ho capito come succede un certo avvenimento. Ed infine c'è il cartellone dove i bambini attraverso le immagini e le fotografie e anche quello che loro hanno realizzato andiamo a ripercorrere tutti questi tre giorni del laboratorio. Il laboratorio musicale si chiama Verdi. Uno degli obiettivi principali è quello di sensibilizzare un po' i bambini all'ascolto, quindi di varie melodie, suoni, giochiamo molto con il ritmo e attraverso appunto il movimento, quindi loro si muovono molto, soprattutto anche a coppie, cooperando tra di loro, possono scoprire la voglia di ascoltare. Alla fine loro amano impastarsi, praticamente ci rilassiamo, ci sdraiamo a pancia in giù, a pancia in su, a coppie oppure a tre, come vogliono loro, ci impastiamo, quindi ci rilassiamo, tocchiamo un po' le orecchie, la pancia, tutto e di più. Questo laboratorio è il laboratorio che si svolge nell'EPICAS, un laboratorio artistico. Il suo va a sviluppare un'intelligenza interpersonale e spaziale. Cosa vuol dire? Che il bambino si esprime attraverso la proposta di diversi materiali e i bambini spontaneamente, in base poi alla loro fantasia, assemblano vari materiali. Il piacere di sporcarsi, il piacere di sperimentare, il fare quella cosa che in tutte le sezioni, come diceva il principio del laboratorio, qualsiasi esperienza è un atto obbligatorio che la facciamo in classe, ma qui ha un valore esperienziale molto importante, è quello usare in più, quello sperimentare. Nel laboratorio costruttivo di Leonardo abbiamo una filastrocca iniziale che dice: se creativo vuoi diventare, nel tunnel di Leonardo devi passare, e poi vanno tutti quanti a sedersi dove c'è una scatola e dentro, quando siamo tutti pronti, troviamo il nostro progetto settimanale. Questa settimana era il mini canestro, la realizzazione di un mini canestro, quindi lo osserviamo, guardiamo caratteristiche, cioè i materiali che abbiamo utilizzato, che sono stati utilizzati, e andiamo a recuperarli nell'armadio di Leonardo. Appunto, i bambini vanno e prendono tutto quello che serve e parte la costruzione. Faccio il laboratorio di Marco Bernino. Il nostro rito iniziale si divide in due momenti. Già uscendo dalla scuola, per noi è un rito, il fatto comunque di uscire, facciamo delle avventure, quindi, e ci ritroviamo al primo piano sotto il grande albero e ci sediamo in cerchio. La caratteristica del mio laboratorio è perché ci sono dei vestiti, non posso essere di principessa, di fata, di Spider-Man, ma in quel contesto, in quella storia particolare che viene trattata, diventano e rappresentano un cappuccetto rosso, un cappuccetto verde, rosso, eccetera. Non importa l'abito, che abito ho, ma importa il personaggio che io nel mio intimo, nel mio essere sto rappresentando. Infatti il mio laboratorio è caratterizzato dalla presentazione di una storia. La cosa particolare del mio laboratorio è che comunque c'è una struttura narrativa, un pensiero narrativo che viene comunque composto. E attraverso questa struttura narrativa i bambini poi la ritrovano nel quotidiano, nella vita comune, e imparano poi a ricostruire e a rappresentare ciò che sentono loro, ciò che vivono loro, indipendentemente dalla storia, ma anche comunque dall'esperienza che vivono. E poi appunto i bambini possono anche cambiare, quindi poi nel secondo giorno del laboratorio la storia base è questa, ma poi loro liberamente scelgono poi una struttura narrativa. E ora passiamo ad un argomento decisamente diverso. Oggi, 15 marzo, sono tantissimi gli studenti che in tutto il mondo si sono mobilitati per lo sciopero globale per il clima. Già Riccardo, si tratta di un evento di portata internazionale promosso dal movimento Friday for Future, ispirato dalla 16enne attivista svedese Greta Thunberg. Ecco cosa abbiamo recuperato. Raccontiamolo questo venerdì che ormai sta diventando una febbre in tutto il pianeta, il Fridays for Future, ovvero il venerdì per il futuro. Ragazze e ragazzi si ritrovano nelle piazze in tutto il mondo e protestano contro i cambiamenti climatici. Questo è l'hashtag, e in Italia questo venerdì diventa verdedì, cioè il venerdì verde, il venerdì punto a tema cambiamento climatico. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of Climate Justice Now.
Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. Facciamo un giro per il mondo tramite i social per vedere questo venerdì per il futuro e per vedere questi ragazzi che hanno saltato scuola e sono scesi nelle piazze per sensibilizzare la politica. Partiamo dalla Germania, siamo a Magdeburgo e vediamo in questo video condiviso su Twitter i ragazzi che saltano e che dicono, ve lo traduco, se non saltate siete con il carbone. Siamo a Zurigo, Copenaghen, siamo a Ginevra. Allora andiamo a Francoforte e vediamo venerdì scorso questi ragazzi che hanno saltato la scuola e hanno manifestato sull'esempio di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ormai da 24 settimane sta scioperando per puntare l'attenzione sul tema del cambiamento climatico e per sensibilizzare la classe politica. Una delle folle più, diciamo, grandi e più dense si trovava in Belgio. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. Questa mobilitazione è arrivata anche in Italia. Ascoltiamo le parole di Luca Mercalli. Anche se la nevica, il 2018 è stato in Italia l'anno più caldo di oltre due secoli e il riscaldamento globale continuerà la sua marcia inesorabile se non faremo nulla per ridurre le emissioni di gas serra. Le generazioni più giovani saranno quelle che subiranno i guai maggiori e irreversibili tra eventi estremi e aumento del livello marino. Quindi è estremamente importante che si facciano sentire, che chiedano al lento e contraddittorio mondo politico una svolta ecologica inequivocabile. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. È davvero tempo di pensare al pianeta, alla nostra madre terra. Anche se il tempo è scaduto perché consumiamo e produciamo più di quanto la terra può darci. E noi adulti siamo felici perché questo movimento lo fanno i giovani, la generazione del futuro e della speranza. Certamente ci fosse oggi la nostra fondatrice che ha amato, coltivato e custodito la terra come metodo educativo, sarebbe accanto a questi giovani, a Greta Thunberg. Su queste importanti parole lasciamo che ognuno nel proprio intimo possa riflettere. Da Benedetta e Riccardo è tutto, alla prossima settimana.